Volevamo disputare un amichevole con una Parigrado per cercare di calarci in clima campionato. L'allenatore della Virtus Francavilla Antonio Calabro può tracciare così un primo bilancio dell'attività svolta dalla sua squadra in vista dell'inizio della stagione agonistica. Certo, la partita con il Taranto è stata fortemente condizionata dall'espulsione di Patierno a metà del primo tempo, ma il tecnico si dice comunque soddisfatto dell'intensità mostrata dai suoi giocatori. Sì, sì, partita vera, era quello che volevamo, penso che lo voleva anche il Taranto, perché col fatto che si sia slittata la data di inizio partite ufficiali, che poi la prima partita di Coppa Italia ti serve per entrare proprio nel clima del primo campionato, il pericolo è quello di affrontare la prima partita senza sapere poi che cosa ci va, su che cosa andiamo incontro, no? Allora penso che l'obiettivo sia quello dell'allenatore del Taranto che il mio, è quello di mettere alla prova i ragazzi sin da subito a livello mentale, quindi l'abbiamo preparata come una partita vera, facendo tutte le cose che dovevamo fare e affrontandola anche come una partita vera, forse anche fin troppo. Sono contento dei movimenti, della voglia di fare, aggiunge Calabro. Serve ancora qualcosa, ovviamente, nella mentalità della squadra. Fisicamente ci siamo, abbiamo anche allargato la preparazione in seguito ai rinvii del campionato. Dobbiamo migliorare delle situazioni, sapevamo, io l'avevo detto a qualcuno all'inizio della partita, delle difficoltà che avremmo trovato oggi a causa comunque gli esterni, tranne Carella, gli altri non erano disponibili, qualcuno magari dovrà arrivare, quindi abbiamo provato con Solcia prima come difensore, poi caporale più alto, la cosa non stava andando bene, ho messo poi Solcia, ho fatto ritornare di nuovo caporale dietro, ho messo Solcia esterno, la squadra si era sistemata, poi siamo rimasti in 10 e abbiamo gioco forza dovuto fare un altro tipo di partita, la sostituzione di Ecuba al posto di Maiorino, che comunque aveva fatto bene, molto bene il primo tempo, Pasquale, era stata più che altro tattica per dare più pesantezza e più fisicità in attacco e sovviare all'uomo in meno. Infine una battuta sul fronte mercato, non mi aspetto nulla, dice Calabro, la società sa bene di cosa abbiamo bisogno. La mia squadra sta mantenendo gli step che deve mantenere, i giocatori arrivano, piano piano si devono integrare, è ovvio che quelle difficoltà di oggi a livello di tempi di gioco le avevamo messe in preventivo, perché sapevamo che comunque Francesco deve entrare in un sistema, questa squadra già collaudata da un mese e mezzo, e piano piano le percentuali sono buone, ma quello che mi interessava di più è che oggi la percentuale mentale si avvicinasse alla partita vera e mi sembra che l'obiettivo è stato raggiunto. Infine una battuta sul Taranto, ho visto una squadra tosta che è già a buon punto della preparazione. Taranto molto bene, squadra che per essere questo periodo della stagione è già squadra in gamba, con gamba, bella dinamica, e con giocatori tecnicamente bravi in ogni reparto, secondo me il Taranto quest'anno farà molto molto bene.